amici, bentornati sul mio canale. Oggi in questo video volevo farvi vedere come si pulisce la nostra macchina da cucire. Questo perché tenerla pulita da tutta quella polverina che si crea a causa del filo e magari anche dei tessuti e possono uscire dei verucchi è importante per evitare che la nostra macchina si possa poi in seguito bloccare e quindi poi siamo costretti a portarla a riparare. Per evitare ciò, il mio consiglio è quello di pulirla ogni volta che si utilizza in modo veloce, ma ogni tanto anche in modo un po' più approfondito. Quindi oggi vi faccio vedere come si può pulire sia velocemente, quindi quello che io normalmente faccio quando magari creo dei progetti e quindi la utilizzo magari un po' durante quella giornata, certo non per una cucitura, ma se faccio più cuciture, e anche poi dopo un po' di volte che l'ho utilizzata prendo e in quel caso faccio una pulizia un po' più approfondita, così almeno evitiamo, perché il maggior nemico delle nostre macchine da cucire è proprio tutta quella polverina che si può creare. Per pulire la macchina non ci occorre tantissimo. Quello che ci occorre sono, diciamo, la maggior parte già li troviamo all'interno della macchina, che sono questa, che è una piccola chiavetta, e questo pennellino. Questo già viene dato in dotazione a tutte le macchine, quindi sicuramente ce l'avete. Ma per una pulizia più profonda io utilizzo anche delle pinzette, per arrivare nei punti dove col pennellino non riesco a arrivare, e un cacciavite. Questo poi vi faccio vedere perché il cacciavite. Bene, adesso incominciamo a vedere intanto una pulizia, diciamo, quotidiana, quindi una pulizia che va fatta ogni volta che la macchina la utilizziamo. Apriamo questo vano, abbassiamo, vedete? È piuttosto sporco. Ok, così magari lo vedete meglio. Vedete già qui, comunque, nonostante che io faccio una pulizia quotidiana, soltanto utilizzandola, ieri l'ho utilizzata un po', si sono formati tutti questi piccolissimi pilucchetti, tutte queste cosine nere che stanno qui, ok? E questo già vi indica quindi che ogni volta che voi la utilizzate, purtroppo tra il tessuto e il filo lasciano questi pilucchietti. Voi dovete pensare, comunque la macchina è un motore dove comunque c'è anche dell'olio, quindi se questo va insieme alla parte dove c'è l'olio, si impasta insieme all'olio e quindi poi crea problemi al motore. Quindi incominciamo per una pulizia, diciamo, quotidiana, a pulire intanto questa parte qui sotto, ok? E poi un pochino, insomma, dove vediamo che ci sono questi pilucchietti. Diciamo, in questo modo puliamo un pochino la parte superficiale, togliamo questo che è dove c'è appunto la nostra rocchetta. E puliamo un pochino qui intorno, vedete? Guardate quanto sporco. Questo lungo andare poi va a finire all'interno dei meccanismi della macchina, rovinandola.
un tecnico dovrà smontarla pezzo per pezzo, ripulire tutti i pezzi, rioliare tutto. E la cosa, insomma, è spiacevole, uno perché così per un periodo non potete utilizzarla e due perché comunque ha un costo questo lavoro. Quindi il mio consiglio è, se la utilizzate per un lavoro un po' lunghino, almeno fare questa piccola pulizia che ci vuole veramente poco ogni volta che la utilizzate, mentre ogni tanto fare una pulizia più approfondita. Come si fa? Per la pulizia più approfondita utilizziamo quindi questa piccola chiavetta che ci viene data. Questa parte serve per aprire queste vitine. Vedete, c'è una vitina qua e una vitina sta qua dietro. Quindi noi adesso andremo a svitare queste due vitine. Ok. Così da togliere questo. Questo perché? Perché queste abbiamo detto sono per le vitine, mentre questo poi serve per quanto riguarda il nostro ago e questo anche per quest'altra vite, per avvitarla e svitarla. Ok? Quindi ce l'avete per forza questa chiave. L'appoggiamo da una parte per non perderla e svitiamo anche l'altra. Ovviamente io ho staccato la corrente perché per evitare problemi. Adesso questo basterà fare così. Eccolo qua. Allora, già qui vedete che c'è un pochino, non molta, ma un po' di sporco c'è. Vedete? Allora, adesso andiamo a pulire tutta questa parte qua sopra. Guardate quanto sporco che si crea. Quindi, con l'aiuto delle pinzette, io cercherò di arrivare anche in quelle zone magari un po' più difficoltose. Poi, se stacco il piedino, magari un po' più. Ok, l'ago mettiamolo su, se no se volete potete anche staccarlo. Qua c'è un altro po' di polvere. Guardate quanta polvere, cioè questa è tutto ciò che era all'interno. Se vi faccio vedere qui sotto, guardate qua quello che è uscito, e ancora ce n'è. Quindi proseguiamo. E questo è tutto lo sporco, quindi, che abbiamo levato nel vano di sotto. Adesso vediamo invece nel vano superiore. Ok, il vano superiore io intendo questa parte qui, ok? Perché anche questa si può aprire e pulire. Al limite, prima di aprire quella parte lì, io vi consiglio di rimontare un attimo la nostra macchina in modo che così evitiamo che la polvere da sopra casca di sotto. Quindi rimettiamo di nuovo la nostra piastra. E rimontiamo le vitine. Io appoggio un foglio
In questo modo, così almeno lo sporco casca qui e non rientra all'interno della macchina. Adesso quindi abbiamo detto che dobbiamo aprire la parte superiore. Per aprire la parte superiore, la mia macchina ha due viti da svitare. Allora, devo quindi svitare queste due viti, questa e questa, ok? È per questo che vi ho detto che ci occorre anche un cacciavite. Quindi, ora io inserisco il mio cacciavite e incomincio a svitare. Questo ovviamente dipende dalle macchine, perché ci sono macchine che magari le viti ce l'hanno di lato, quindi dovete vedere la vostra macchina dove ha la vite. Una o due, di solito sono due però. Questo lavoro viene fatto anche quando bisogna oliare la macchina oppure quando bisogna cambiare la lampadina perché magari si è rovinata, anche se le nuove macchine hanno una lampadina LED, magari un pochino più resistente di quelle di una volta. Ecco qua, e abbiamo smontato il pezzo davanti. Quindi adesso giriamo nuovamente la macchina. E questo è l'interno. Qui non è molto sporco perché qui passa soltanto il filo, questo qui che poi va qua, vedete? Che viene qui, cioè quindi diciamo che non è sporchissimo a differenza del sotto. Quindi col pennellino piano piano facciamo cadere quel po' di polvere che c'è. E qui sotto vedete quel poco di polvere, insomma, che c'era e che è stato tolto. Bene, adesso non ci resta altro che rimontare la nostra macchina. Quindi, allora, questo lo tolgo, non serve più. E rimettiamo il nostro coperchio. Posizioniamo il coperchio così e lo avvitiamo dietro. Ed eccola qui la nostra macchina bella pulita. Così almeno per un po' di tempo siamo a posto. Questo è tutto lo sporco che è uscito e considerate che io, torno a ripetere, in modo veloce comunque la pulisco sempre. Se voi ancora non l'avete mai fatto, il mio consiglio è apritela e dategli una bella pulita. Qui sopra non troverete tantissimo sporco, ma qua sotto vi assicuro che se ne accumula veramente tanto. Bene, con questo concludo il mio video. Se avete domande potete benissimo lasciarle qui sotto così che poi vi posso rispondere. Dubbi, se non avete capito qualche passaggio, eccetera. In seguito vedremo pure come oliare la nostra macchina, perché ogni tanto ha bisogno anche di quello. Io adesso non l'ho fatto perché ho visto che ancora va bene, gli ingranaggi scorrono bene, quindi non ha
necessità, anche perché se lavoriamo troppo poi potrebbe creare danno ai nostri lavori, quindi alla nostra stoffa, il filo, eccetera. Quindi il video riguardo come oliare la macchina lo farò in seguito. Se il video vi è piaciuto e vi interessano queste tipologie di video, fatemelo sapere, e se ancora non vi siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e mettete anche qualche bel like. Ciao, a presto!